Buonasera da Sandro Cane, la situazione è questa, so, l'angelico coupé cargo come un cinese, con la borsa gialla piena della spesa della Decathlon, come un cinese, perché ho visto che c'erano i saldi e perciò ho approfittato per prendermi un po' di maglie, pantaloni e roba, bastoni per camminare, perché così riesco a camminare senza caricare troppo la schiena. Una bella fascia per la gamba sinistra che dall'ortopedico l'avevo pagata 70 senza staffe e qua il Decathlon l'ho pagata 44 con le staffe, perciò per la gamba più debole, quella che mi duole di più, metto quella. E vabbè, cosa ho preso? Una tendina da 20 euro per se riesco a fare 2-3 giorni al lago quest'estate, andando a lavorare ovviamente, farò tenda lavoro, e così insomma, giusto per staccare un po'. Volevo fare una merendina, sono venuto qua ma non c'è più il baracchino dei panini, perciò vedremo cosa troviamo per strada. Di sicuro non mi fermerò al McDonald's che è là, ma non mi fermerò là. Adesso tornando indietro vedo cosa trovo e intanto documenterò anche il viaggio, visto che siamo messi così. Allora, ho fatto stamattina alle 3, ho cominciato ad avere i dolori, infatti adesso non riesco più a camminare, però dai, adesso vediamo cosa succede per strada. Intanto attacco a questa roba qua, il sistema, così riusciamo a documentare un po'. Un po' una seduta strana, perché la seduta ce l'ho strana perché devo usare le pedane del passeggero, perché ho la borsa lì davanti, perciò non so neanche se sia legale sta roba. Penso di sì, comunque ho i piedi sul scooter, non è che ci sia fuori. E andiamo, ragazzi, accendiamo sul trattore qua e andiamo verso casa. Se troviamo uno spot da fare un riposo schiena, così siamo un po' e siamo a posto così. Andiamo via tranquilli, che non c'è fretta, non prendiamo anche la multa e cerchiamo di tornare verso casa e fare lo spuntino. Allora, a sinistra penso che sia la strada giusta, tutte le direzioni la strada. E dopo in faccia, non c'è, incredibile, al Decathlon teniamo la destra, dovremmo arrivare ad Ossobuono, non lo so, o dobbiamo tornare indietro da qua, non lo so neanche io. Una volta io l'ho fatto qua ed ero arrivato da qualche parte. Certo che picchia parecchio sta schiena, maledetta schiena. Proprio mi sono distrutto la schiena, questa è proprio scomodo la posizione così per il dolore che ho, ma per oggi è così. Finché non avrò una macchina penso che sarà lunga l'attesa di una mia macchina. Storia va avanti così. Andiamo, ragazzi, andiamo in posizione un po' sconnessa verso casa. Guardate che strade magnifiche che fanno i comuni veronesi, sembrano, mi sa che anzi andate in Albania e mi sa meglio. Mi lamentavo delle strade della Cina, però qua prendo di quelle virgolate che mi si prendono delle scosse elettriche alla schiena, e sì che mangiano dei soldi in tasse, cazzo, tutti i soldi che mangiano in tasse non possono mica la porta puttana spendere un po'. Andiamo un po' per sistemare le strade, Dio Cristo. Tutto
butta in caccia a bombardieri, missili, il carro armato, il porta borse, va bene comunque, dai, noi procediamo così. Ho trovato una posizione di non sofferenza, dai, forse ce la facciamo. Eccoci qua ragazzi, scooter a fare tutto, perché siamo costretti così. Ma non c'è neanche tanto da vedere, perciò vi lascio in questo video qua e ci vediamo al prossimo video, sperando che non vado dello scooter. Ciao ciao.